Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale. Oggi andiamo avanti con i lavori sullo Zip 70, ci stiamo preparando per la prima gara di Modena e oggi andremo a sostituire l'albero motore. Qui abbiamo un bellissimo 5316005, albero motore MHR Team, potete leggere albero con il logo, così in caso non ci dimentichiamo cosa andiamo a montare. Questo ovviamente perché smontiamo l'albero motore revisionato, lo mettiamo da parte, quindi dove abbiamo cambiato solo la biella, e per la gara, per iniziare il campionato, albero motore nuovo di stecca, gabbia rulli nuova di stecca, cuscinetti Malossi nuovi di stecca, paroli in Viton FKM entrambi nuovi, quindi facciamo un bel banco completamente nuovo di scatola per non avere problemi di affidabilità durante la prima gara del campionato e anche le successive, perché ovviamente la biella io ci faccio circa tutta la stagione tranne i test. Ovviamente poi la parte superiore del motore attualmente rimontiamo ciò che c'è, perché il pistone ha circa mezz'oretta, 40 minuti di lavoro in pista, quindi è nuovo e ci facciamo le prove libere del sabato a Modena. Quindi la prima cosa che andiamo a fare oggi è smontare il blocco motore dello Zip di Dev, dall'MK2, lo mettiamo sul banco e lo apriamo facendo tutti i pezzi. Esaminiamo un po' il materiale, anche perché il cilindro dobbiamo fare un paio di lavorazioni a livello di scarico, quindi nel condotto di scarico c'è il collettorino che c'ha qualche parte da raccordare, non andremo ad allargare la sezione ma solamente a raccordare qualche spigolo, e andiamo a rifinire e pulire bene il nuovo cilindro che abbiamo montato. Quindi ragazzi, iniziamo con il time lapse, smontiamo il blocco, apriamo i carter e poi ci vediamo a cuore aperto e iniziamo ad esaminare un po' tutti quanti i componenti. Bene ragazzi, allora in questo momento sto scaldando i carter, questo mi permetterà di poter aprire le due pacche e togliere l'albero motore senza andare a dare martellate eccessive o cose di questo tipo, quindi faciliterà nettamente lo smontaggio. Carter puliti, lavati, soffiati, pronto il banco nuovo, alberino, cuscinetti e paroli e siamo pronti a chiudere. Dopodiché ragazzi, prendiamo in mano il cilindro, lo montiamo e iniziamo a fare qualche misura. Intanto chiudi i carter e ci vediamo con il montaggio del gruppo termico e verifichiamo quali parti possiamo andare a migliorare. Allora ragazzi, eccoci qua, prontissimi con il cilindro, carter chiuso. Abbiamo ovviamente i paroli montati, quindi l'albero è un po' duro, però il carter è stato perfettamente chiuso. Ora lo sposteremo per iniziare ovviamente le lavorazioni al cilindro. Eccoci qua con il nostro cilindro, andiamo a vedere quali sono i lavori da effettuare. In primis andiamo a pulire quella che è la travaseria, diciamo, principale di tutti e sette i travasi, dalla base fino a dentro. Nella parte interna ovviamente il cilindro è già stato lavorato e rifasato, ma non abbiamo pulito quella che è la travaseria da eventuali impurità e bave. Successivamente andiamo a raccordare perfettamente quello che è il collettorino di scarico con il cilindro. Entrambi hanno la stessa geometria, la stessa forma, ma ovviamente c'è sempre qualche piccola imperfezione all'interno. Voglio andare a modificare il tutto per rendere il condotto uniforme, rettilineo, e andare anche a rifinire la parte interna del collettore. Per quanto riguarda questo discorso, ragazzi, attenzione, perché non sempre raccordare è meglio e non sempre non raccordare è meglio. Quindi ci sono dei casi in cui raccordando un collettore della marmitta, che magari è più grosso del cilindro, o viceversa, il motore va meglio, o magari stando buoni il motore va meglio e andando a raccordare si perdono prestazioni. Questo è un discorso che va a tirare in gioco volumi, cali di pressione, sezioni, geometrie, e quindi è un discorso molto ampio e ovviamente bisognerebbe parlare e soprattutto provare per molto molto tempo. Qui non si sta cambiando geometria, non stiamo cambiando la sezione, ma vogliamo andare a togliere qualche piccolo gradino che c'è all'interno del cilindro per andare a ottimizzare quello che è la linearità
del condotto, quindi non vado ad allargare, non vado a stringere, ma vado a togliere delle imperfezioni all'interno del condotto di scarico. Allora ragazzi, abbiamo terminato la rifinitura del cilindro, travaseria e scarico venuti abbastanza bene, sono soddisfatto. Adesso non sono stato lì proprio a pulire anche la più piccola micro imperfezione, però dai, vi faccio vedere il risultato finale. A parte questa bella testina nuova che ora andremo a montare, questo è il risultato ragazzi del cilindro. Dai, devo dire che è venuto molto molto bene, abbiamo anche rifinito là in canna quella che è la luce centrale del fronte scarico, quindi è andato tutto a buon fine. Non abbiamo allargato i travasi, ma solo tolto tutte le bave e pulito i condotti. Questo ragazzi è lo scarico, perfettamente in linea con quello che è il collettorino, quindi sarebbe da passare ora un po' di carta vetrata per rifinire il tutto, ma è una cosa puramente estetica. Comunque il condotto è già completamente liscio, quindi liscio o lucido non cambia niente, l'importante è comunque avere le sezioni giuste e i volumi giusti. E quindi ragazzi, eccoci qua, scooter completato, vabbè manca la sella, quindi siamo prontissimi per la prima tappa di Modena. Abbiamo completato lo scudo anteriore, abbiamo forato fino a qui perché il radiatore arriva fino qui, maggiorato alcuni fori, aggiunti alcuni fori, tagliata questa plastichina qua perché andava a tappare i fori, insomma abbiamo aumentato quello che è la portata d'aria sulla parte anteriore dello scooter. Dopodiché siamo andati ad installare sul manubrio questo fantastico copri Micron, o comunque cover del Micron fatta da Mac 3D Lab, e sulla parte sinistra sono andato ad installare lo staccamassa di sicurezza in caso di emergenza, tenendo premuto lo scooter si spegne. Sì, qui ho fatto un fail di montaggio. Dopodiché porta batteria per quanto riguarda la pompa dell'acqua, sempre realizzato da Mac, ed il motore è stato completamente ultimato, montato quindi il gruppo termico, tutto quanto, marmita, fatto lo spurgo dell'acqua eccetera, e quindi direi che lo scooter è prontissimo per la prima tappa del trofeo Malossi. Quindi ragazzi, anche questo episodio sullo Zip 70 è terminato, siamo prontissimi per la prima di Modena. Domenica torneremo in pista per fare qualche test con il nuovo cilindro e con le nuove modifiche apportate allo scooter. Mi sarebbe piaciuto stasera fare qualche video, qualche sparata, ma purtroppo sono le 10:30 di sera ed ovviamente non voglio farmi arrestare all'età di quasi 25 anni. Detto questo, molto presto faremo anche, oltre al video della gara, un video test unico dello Zip, quindi un po' di 0-100, un po' di partenze, un po' di tirate, per vedere effettivamente velocità massima e quindi le prestazioni dello scooter. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, un commento, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo fantastico MK2 70 testa rossa, iscrivetevi al canale perché la maggior parte di voi ragazzi guarda i video e non è iscritta, cioè non vi costa niente, è gratis, fatelo. Come ogni video ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.